Il 16 marzo 1978 è una data cruciale per l'Italia. A Roma le Brigate Rosse rapiscono l'onorevole Aldo Moro. Sono le 9.02 quando in via Fani le auto con a bordo Moro e la sua scorta vengono prese d'assalto da un gruppo di brigatisti. Muoiono in 5 tra poliziotti e carabinieri e il presidente della Democrazia Cristiana viene portato via. Quelli che seguono sono giorni caldi per l'Italia, giorni di indagini, di ricerche. Viene chiamata anche una dottoressa bergamasca, la grafologa Edvige Crotti, per analizzare le lettere che l'onorevole inviò durante quei 55 giorni di prigionia, prima di essere ucciso il 9 maggio 1978. Un ricordo tragico perché comunque era un uomo in cui veniva sequestrato senza un perché, senza una ragione, almeno per noi profani di politica, di queste cose. Questa cosa è rimasta veramente una cosa che mi ha scosso. Ecco, quando lei fu chiamata in causa e quindi ricevette la chiamata? Io ricevetti la chiamata di un giornale dicendo che Cossiga voleva che io potessi leggere una lettera inviata, cioè la lettera che precedente e quella inviata di Aldo Moro, e se potevo dire che quella lettera, che questa lettera poteva essere autentica, doveva essere la lettera autentica di Aldo Moro, o se invece c'era qualcosa che non andava. Allora guardai la lettera, l'analizzai per un po' di tempo e trovai dei segni, delle impronte tipiche di Aldo Moro e dissi a Cossiga che quella lettera era di Aldo Moro. Mi chiese se per caso avevo visto se prendeva dei farmaci, risposi di no, perché la grafologia non può dire queste cose, ma certo che disse che il tratto era rallentato, che c'era dell'aggressività vedendo i tagli della T, che per noi indicano aggressività, c'era molta aggressività e c'era anche un bisogno forse di comunicare, per cui la grafia rimaneva più chiara della sua precedente. Si ricorda il contenuto di quelle lettere che... Ma il contenuto delle lettere erano tutto di richiesta di aiuto, di un aiuto da parte del suo partito, proprio chiedeva, soprattutto a Zaccagnini, ecco, continuava a chiedere aiutatemi. Non è giusto, il sangue versato cadrà su di voi, cioè c'è dentro. E però c'è una cosa che mi ha fatto veramente impressione, che questo uomo non ha mai cessato di credere in Dio e nella famiglia. Questo poteva aiutarlo a sopportare una prigionia che sappiamo benissimo come viveva, insomma, una stanzetta. Ecco, ricordiamo, lei all'epoca era già esperta di grafologia. Sì, sì, io ho fondato la scuola nel 1975, il mio maestro addirittura Girolamo Moretti, fondatore della grafologia italiana, intanto facevo anche studi di pedagogia, proprio perché la grafologia doveva avere un discorso, diciamo, psicologico. Ecco, ho frequentato anche i gruppi Bani per 10 anni, che sono proprio gruppi che ti danno un'indicazione psicologica per poter affrontare certe situazioni. E poi quando l'onorevole Moro venne ucciso, cosa provò? Beh, una grande delusione verso i politici e una sofferenza per lui, ma una grande delusione dei politici, e mi viene in mente Fromm che dice che in fondo i politici saliti su un certo scranno diventano dei grandi narcisisti. E diciamo che ancora oggi vive in me questa nostalgia, questa malinconia, ma soprattutto questo abuso verso un uomo che in fondo ha servito anche lui il suo popolo per tanti anni. Che idea si è fatta della vicenda? Forse era giusto arrivare a una trattativa oppure... Non sono un'esperta, io amo molto la polis, non sono partitica, non amo il partito, ma amo molto la politica nel senso di uno sguardo, in fondo la politica è un aiuto al popolo, no? Che cosa mi sono fatta? Che idea mi sono fatta? Ma un'idea di amarezza, e secondo me non so se potevano farlo, perché quando io ho chiesto di pubblicare queste lettere insieme anche a Feltri, ma sono andata io a chiedere, mi è stato detto che è ancora presto, ma anche ultimamente ho chiesto a un grande giornalista, dico, ma io vorrei mettere insieme, fare un libro, ma un libro umano, non un libro dell'uomo politico, ma il Moro umano, l'uomo che amava la famiglia, che aveva una gran fede in Dio, eccetera, e mi ha risposto che per adesso è ancora presto, il che significa che c'è qualcosa che va al di là di quello che viviamo noi o che ci dicono.
per cui c'è qualcosa ancora di oscuro e di oscuro e di segreto, senz'altro, di omertà. Quindi questo mi dà tanta amarezza, perché dire una persona che ha dato la vita in quel modo, che è stato ucciso in quel modo, veramente dico, bisognerebbe essere più chiari e donare a lui quella parte di correttezza che merita. 11 anni dopo, nel 1989, qui in un appartamento di Milano, vennero trovate altre lettere, altri scritti di morte. 400 lettere che le ha trovate Feltri, non so, sono state consegnate a Feltri, adesso non so com'è stata la cosa, però so che consegnate a Feltri, Feltri me le ha date, Vittorio Feltri, me le ha consegnate per vedere ancora se queste lettere appartenevano veramente a Moro. Da lì abbiamo fatto anche un servizio sull'Europeo. Nella guerra, c'era la guerra del Golfo in quel periodo, e quindi esaminando tutte queste lettere si è potuto vedere che c'era qualcosa, qualche personaggio esterno, che non, due pagine mancavano, e queste due pagine senza dubbio si riferivano a un politico, non so più. In particolare da queste riproduzioni che abbiamo qui sul tavolo possiamo notare, come ci diceva lei, un cambiamento nella scrittura dell'onorevole col passare dei giorni. Certo, e anche la firma, pensi lei che arriva una firma che sembra quasi, ho dovuto studiare bene il concetto, il tratto, il ritmo eccetera, e sembra un ragazzino di 18-20 anni e scrive proprio in un momento di desolazione, ha perso tutta la motricità, non ha più modo di dire Moro, sono Aldo, quindi una semplicità anche del nome, non interessava più essere il Moro, Aldo. E poi c'è l'ultima lettera che è significativa, che lei potrà poi vederla, e anche è il fatto che lui quando scrive l'ultimo giorno, che ormai è sicuro, le dico non c'è più niente da fare, si è condannato, allora lui capisce che non c'è più nulla da implorare a nessuno, ormai è sicuro che la morte avviene, scrive una lettera ai parenti e alla moglie e torna alla grafia come prima. Ormai, ecco, l'unica cosa che lì, su quella lettera, vedremo che non è lo spazio, non ha più energia motoria per tenere il rigo come teneva prima nella prima lettera, quindi c'è una discendenza, c'è un disordine nel tratto, però è lui. E lui torna, non ha più bisogno di essere chiaro come queste lettere, torna a essere come questa. Ma mentre qui c'è il simbolismo spaziale che mantiene lo spazio, il rigo, diciamo c'è una bella armonia, qui la disarmonia parte perché non ha più neanche l'energia vitale per mantenere la motricità. Lei che ha analizzato da vicino i suoi scritti, che giorni sono stati quelli della prigionia per Aldo Moro? Ma devono essere stati veramente, ma mi sembra, come uomo, mi sembra che è come se sacrificasse la sua vita, dava un significato, ma non al partito, al discorso del destino, cioè a Dio, no? Nel senso che nomino sovente Dio come aiuto, e quindi è un uomo che senza dubbio, nonostante tutto, la fede lo ha protetto dalla nevrosi, per cui non si è lasciato mai andare in senso psicologico, cioè in senso, diciamo, psicofisico, più che psicologico, perché psicologico c'è dentro dei tratti, soprattutto in questa lettera di aggressività, i tagli dei lati abbiamo già detto. Poi vede che invece c'è più, quando scrive al Papa c'è meno tratti, così poi diventa ancora più facile, più leggibile, nel senso, anche se la motricità è sempre lenta, per poi arrivare all'ultima lettera. E secondo me ha vissuto il dramma. Il dramma, beh, basta pensare, era chiuso in metri proprio ridotti, un uomo che in fondo era un politico di un certo valore. E quindi senza dubbio la sua psiche ne ha risentito, però non l'ha mai dato vedere, non ha mai odiato. Solo una frase ha detto, quella frase che l'ho detto, questo sangue ritirerà sul volo. Ma poi non c'è mai dell'odio, ecco, c'è solo la consapevolezza che stanno sbagliando e la consapevolezza che il suo partito non lo aiuta, non lo vuole aiutare o non lo può aiutare, che non lo so. E quindi arriva a un certo punto, almeno da quelle lettere, a capire che quasi c'è la sindrome di Stoccolma, è quasi il discorso di capire chi l'ha rapito, insomma.
parlato di questa frase, questo sangue ricadrà su di voi, Sì. rivolta al suo partito, dice. Rivolta al suo partito, sì, credo a un personaggio particolare. Sì. Questa frase posso confermarla anche, se ci fosse bisogno. Non posso dire il nome perché comunque per adesso non so come sono le cose. A distanza di 40 anni, cosa le rimane di quell'esperienza che ha potuto vivere da Sì, vicino? oggi poi che così proprio si ricorda questo tormento, beh, mi è rimasta una delusione verso ogni partito, verso la politica partitica. Io credo che la possibilità dei politici di poter, a volte mi viene in mente che dicono delle bugie giocose, le nostre suore dicevano che le bugie giocose sono perdonate. E loro promettono tante cose, tutti, destra, sinistra, centro, mi interessa. Sono tutti, promettono tanto, ma poi hanno scherzato alla fine. E quindi una gran delusione di quest'uomo che ha dato la vita per niente, perché si è modificato niente. Ma lui forse dentro di sé, perché credeva in Dio, forse alla fine ha detto ne vale la pena se può servire al partito. Si può servire al popolo più che al partito, perché non ci credeva più, questo lo posso dire, al suo partito non ci credeva più. Quindi i politici in particolare avrebbero dovuto fare qualcosa di più per l'umano. Forse sì, ma credo che non sia solo un discorso dei politici italiani, ci sia qualcosa di più, di diverso, di più profondo che viene mascherato. E lui lo sapeva senz'altro. Implorato il Papa. Se lei legge la lettera, ha implorato di cosa Canini, perché l'ha detto chiaramente, aiutami, in fondo sei stato tu a mettermi in questa situazione, ma non so, non sperava più in un discorso, cioè aveva capito cos'è la politica e cos'è essere un uomo invece di politica, che è diverso. E quindi mi lascia tanta amarezza questo giorno proprio. Io devo dire, non ero, diciamo sì, mi piaceva, ma non ero proprio, non era l'uomo che mi poteva coinvolgere. Questa situazione invece io pianto, intanto che leggevo le lettere pianto. E oggi proprio da una parte il riscatto che gli fanno, cioè il fatto di ricordarlo è un riscatto, quindi è qualcosa che il popolo dona o la gente dona a lui, e questo è molto bello. Ricordiamo ancora Aldo Moro. Dopo 40 anni, questo è molto bello, però mi resta dentro senza dubbio un discorso di emozione e di tristezza perché non si vede una riuscita politica a servizio del popolo, diciamo tanto, ecco le bugie giocose, diciamo di aiutare tanto il popolo, a scuola, eccetera, ma poi tutto rimane nel cassetto. Ci diceva che ha intenzione anche di scrivere un libro riguardo questa vicenda, però per il momento. Sì, io non scriverei, ecco, lo dico tranquillamente, non scriverei l'uomo politico, ma a parte lei, cioè da queste lettere traggo l'uomo Moro, l'uomo che amava il nipote, c'è una lettera del nipote che ormai adesso è grande, che fa piangere, veramente una cosa meravigliosa cosa dice il tuo nonno. Ecco, una lettera, e quindi un libro sull'uomo Moro, sull'uomo che ha amato la patria, che ha amato Dio, che ha amato soprattutto la sua famiglia e il suo nipotino. Sì, questo lo farei volentieri. Per ora mi hanno detto che non è possibile, ma spero, sa, le strade sono infinite, no? Speriamo. Mi hanno spiegato anche perché non è possibile. No, no, no. Mi hanno detto solo per adesso no, basta. Ma io sono una che poi, quando mi dicono no, sarò bergamasca, sono testona, come tutti i bergamaschi dicono. Non cedo, cioè cercherò ancora una strada di poterlo fare, ma voglio proprio precisare che non intendo mettere giù l'uomo politico, ma l'uomo vero, l'uomo che ha amato tanto. Forse possiamo dire che qualcuno teme che dal suo libro possano emergere anche verità che non sono ancora uscite. Può darsi, non lo so, può darsi anche, però siccome io sono una persona. Non ripeto, i bergamaschi sono anche discreti, c'è l'omertà. L'omertà c'è, io non direi mai delle cose che non posso poi spiegare fino in fondo.
sono supposizioni oppure sono parole dette e non dette, e il rispetto verso questo uomo io ce l'ho, per cui sarà un libro proprio come nonno, il nonno Aldo Moro, perché è la lettera verso il nipote, oltre che un amore verso sua moglie, ma un amore, la lettera del nipote è struggente ed è bellissima. Io metterei il nonno Moro, che ha sacrificato la vita però per il popolo italiano. Senz'altro questo sì.